Vediamo se ce la facciamo a fare questa invitazione. Sì. Non sente nulla. Sento poco. Perfetto. Allora iniziamo, allora. Fede. Vai, levati le cuffie. Come vi siete conosciuti? Lei è arrivata la mattina a scuola in ritardo perché ha scazzato scuola. Pensava, è andata a liti prima e dopo mezz'ora è venuta allo scientifico. Perché mi dice che è più maschio? Allora, a scuola, primo giorno di scuola, quando io, dopo aver sbagliato classe, sono entrata nella mia prima e giusta del Gramsci e mi sono stata sedere in ultima fila e ho notato le spalle di Federico, che aveva una camicia bianca con le righine verdi e blu. Okay. Oh babbo, chi ci ha provato dei due prima e come? Diciamo che ci ho provato prima io, ma lei non l'ha capito. E ci ho provato un po' alla larga, ma proprio non l'ha capito lì, a Parigi, comunque a Parigi. Ma come? Così, prendendola un po' alla larga. Alla larga. Alla larga. La risposta è alla ci larga. Ci vuole troppo a spiegare. Alla larga. Ciao mammina. Venuta a sedere. Non me la ricordo, ma ti direi Federico? No, io sono stata. Secondo me eravamo insieme. Eravamo a Vallombrosa. Meno male erano insieme, ragazzi. A Vallombrosa. A Vallombrosa. Eravamo a Vallombrosa. Era. Forse sono stata io. C'è un dubbio, sei stata io che gli ho detto, era freddo, era il 25 aprile, eravamo lì con gli amici, quindi siamo terzo anno, diciamo, insomma. E gli ho detto, Fede, perché non andiamo a dormire fuori? Mi sa che sono stata io. Direi, abbastanza, abbastanza. Dove e quando vi siete dati il primo bacio? Questo è facile. A Saltino, vicino a... No, non c'era una... A Vallombrosa. Ah, allora a Vallombrosa, ok. Va bene. Va bene. È sempre a Vallombrosa, direi. No? E fin lì ci siamo, diciamo. Ok. Era di notte. Data? 25 aprile. La notte per il 24, 25 aprile. No, okay. Era notte, direi 25 aprile. Qual è il primo regalo che ti ha fatto la giovane? Te lo dico io, me la ricordo. Diccelo te, perché se dei no. Guanti da bicicletta. Boia, il regalo. No, a me mi sono piaciuti un po'. Subito, tecnici e sportivi. Ok. Ai. Il primo regalo. Io non mi ricordo. 25 anni fa, ragazzi. Come lo ricordo? Forse un peluscino. Un peluscione. E qual è il primo regalo che hai fatto te alla giovane? Una collana d'argento che mi ha rifilato nel viso, però ora la usa. Ah, per cosa? No, la usa. No, per zeppare il tavolo, ma proprio per metterla. Non me lo ricordo! Fede, qual è la canzone preferita della giovane? Maya. Come, scusa, no, ripeti? Maria Maya. Allora, una di Leonard Cohen. Una a caso. Una di Leonard Cohen. Ce n'è una preferita? Federico ha detto che non ho una preferita? Se non ti preoccupare. Che dici qual è la tua preferita? Non piaceva tanto canzone. No, canzone di Vasco. Ascolta, la tua canzone preferita qual è? In questo momento quella abbiamo messo all'ingresso in comune, The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd. Sì, no, ma è che ne ascolto talmente tante, Fede, che so dire, Gianna Nannile. Qual è il cibo preferito della Jo? È quello che non sopporta proprio. La cioccolata di sicuro è il cibo preferito. Quello che non sopporta proprio... Ah, te lo dico io. Il pollo, il coniglio, tutta la roba bianca. Tutti gli animali in cui si vedono gli arti, le ossa, okay. Che a me mi piacciono tanto. Sono animali che hanno ancora la forma di bestia morta. Allora, la Nutella è preferito e cavolini di Bruxelles, non so. E qual è il cibo preferito da Fede? E quello che non sopporta. Preferito? Sì. Coniglio? E che non sopporta? Mi piace tanto che sa poco. Aspetta. Lo schifo. Carne no, pesce no, l'aceto. Mi fa schifo l'aceto. Perché la degenerazione del vino, hai ragione. Grazie. Il mio cibo preferito è durissimo.
No, non è il torrone, La ciccia, la cacciagione. Quello mi fa più schifo la maionese. Colore preferito della ciccia? Sì. Colore della giovane, potrei dire giallo. E se dice non ti piace, sei una fava, perché ti sei vestita per matrimonio. Colore? Ti potrei dire giallo in questo momento? Oh, meno male. Ah, santo Dio, una domanda giusta. Mio? No, qual è quello che ti piace di più a te? Rosso. Potrebbe essere giallo e blu insieme, fai Valentino. Fede, qual è il pilota della MotoGP che preferisci? Valentino? Sì, Valentino. A Joe, qual è il tuo animale preferito? Cane. Il cane. Okay. E quello di Fede? Nessuno. Il cane. Ok. Caro Fede. No, dai, ragazzi. Quante scelte? Qual è il posto più strano dove l'avete fatto? No. Esatto. Il comune di Scarperia. No. Nel Paso. Così la prima che mi viene in mente una cantina, però non me lo ricordo. La cantina buia dove è noi. Posto intendi della casa? In casa, in cucina, sul tavolo, forse in garage anche. Non era sesso completo. Mettiamolo così. Ok. Va bene, basta così. A me Federico mi è toccata una domanda un po' spinta. Hanno scelto, Qual è la posizione preferita della show? Quella tradizionale. Purtroppo. E qual è la tua posizione preferita? Quella là. Allora, tirate a dietro. Ok, va bene, ci siamo. Eccoci. Ti avete a quanto di lì? Una quindicina, dai. Secondi. No, di nano secondi. In media, Dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. Sono 40 minuti. Chiedi qual è l'inizio. Considero l'inizio delle lezioni. L'inizio delle lezioni fino a... Basta. Fede. Quanti ex ha avuto la Gio? Fatti i cazzi tuoi! Zitta, Lucia. Alla materna, all'elementare. Mai credo. Allora. Aspetta, Sono due mani, vai. Zio Mincia. Uno. No. Io ne ho avuto uno serio fra le medie superiori e un paio serie alle medie. Serie. E quanti ex hai avuto te? Vere. Punti. Una, ha detto sì. Una. Ci direi zero, forse una alle medie. Vede, il peggior difetto della show. È troppo, è precisa quando proprio non è il momento. Cioè. C'è una serie. Per Federico, come che fanno trovato? Ok. E invece il peggior difetto di Federico. Ci ho pensato. Dai. Quando fanno cose non vanno, mi dice che il suo gemello, per cui insomma delle cose ci sono di sicuro. Però mi saprei identificare. Anzi, aspetta, che non vuole mai venire a letto la sera, sta dormendo sul divano e mi brontola perché io gli dico di alzarsi. Aspetta, che sono un rompicoglioni. Invece cosa ti piace di più di Fede? L'allegria, l'umorismo, la serenità che continuerà, il fatto del riflessivo. 40 minuti! A parte quella cosa lì. Quale? Tutto. Il mio sorriso. Cos'è che di te piace più a Fede? E poco fisicamente uno. Poco fisicamente. E poi. Vabbè, mi sembra abbastanza. Allegria al nostro sposino di Scarperia. Allegria. Fede, di chi sei più geloso? Degli amici, delle amiche o dei parenti della Gio? Oh.
amiche, ma ti dai parenti? Dei tuoi parenti è più giusto. Ma non è geloso di nessuno. Non è geloso. Va bene. Cusio, il momento più bello passato insieme? Allora, potrei dire oggi, ma non siamo stati tanto insieme. Direi viaggio in Argentina, dai. Sono tanti. Quando ci siamo dati in anelli al Ponte Romano 2 anni fa, a novembre. Cosa ti dà più fastidio della convivenza con la Jo? Quando mi dice, Fede, c'è questa casa è tutta sporca, va pulita. E fa... Fede, c'è da fare questo. E ti dico, togli la roba di mezzo, metti l'ordine. E invece alla Jo cosa ti dà fastidio della convivenza? Quando le dico si fa questa cosa, ma in casa questa, della convivenza, che non l'ascolto e sei sicuro è questa cosa. Vai. Che lascia nell'ingresso tutto, come tutte le sedie dell'ingresso, con la giacca, i pantaloni, la cravatta. Ti capisco Jo, ti capisco. Cioè, è una cosa di famiglia. Sì, questo. Vai, vai. Abbiamo una domanda da farvi tutti insieme. Fede e Jo. Andassi con lo stuvai a scarperia.